Sportimolelite.com, siamo qui al Palalurgi di Imola, preview del derby di domenica tra Callegari Castel San Pietro e Toyota Autosanterno Imola. Intervisteremo il coach della Virtus Pest Fis Carlo Marchi e il bomber della squadra e non solo del girone D di C Dilettanti, ma di tutta la C1 d'Italia, Andrea Porcellini. Siamo con Carlo Marchi, coach della Toyota Autosanterno Imola. Ciao Carlo. Ciao. Presentiamo il derby di domenica contro la Callegari, giocherete in trasferta alle 18. Allora, ti chiedo già come avete lavorato questa settimana proprio in vista della partita di domenica. Come abbiamo lavorato come al solito, cioè praticamente non è che cambia più di tanto, cambia solo l'ultimo allenamento prima della partita, cioè come uno può affrontare l'avversario, però è chiaro che sono tutti diversi uno dall'altro. Questa è una squadra che fa della difesa la loro forza, quindi ci siamo allenati prendendo delle botte uno con l'altro, ecco, sinceramente. Quindi dobbiamo essere pronti a tutte, a un'altra battaglia come è stata quella di venerdì sera. Carlo, siete in testa alla classifica, domenica andrete a Castello per cercare di mantenere questo primato, siete, diciamo, in un ottimo momento della stagione, reduci da una serie importante di vittorie. Assolutamente sì, siamo primi in classifica perché arriviamo anche da 6 partite vinte consecutive e quindi questo non è poco. È chiaro che andando a Castel San Pietro abbiamo tutto da perdere noi, cioè nel senso che visto che loro sono non in classifica adesso, che se dovessimo andare a Castel San Pietro e perdere sembra come se noi facciamo una puttanata, scusate il termine, però. Le partite le devi guadagnare tutte, quindi Castel San Pietro è una squadra tosta, soprattutto in casa propria, e fa giocare veramente male l'avversario, perché ne ho viste più di una. Ha sempre giocato malissimo gli avversari di Castel San Pietro. E poi quando hanno perso, hanno sempre perso di poco. Quindi sarà una partita durissima dall'inizio alla fine, poi è un derby, quindi sarà sentito sia da parte nostra che da parte loro. Carlo, assenze importanti sia dall'una che dall'altra parte. Ma da noi è importantissimo che Max Romboli, da loro so Belcari, non so se ne mancano ancora, sinceramente è chiaro che anche da loro Belcari vuol dire tanto perché è l'unico lungo, diciamo, esperto e di peso che può mettere in difficoltà i nostri lunghi. È chiaro che da noi io vado a casa nostra e Max per noi è una pedina fondamentale. È chiaro che arriviamo da una partita che abbiamo vinto senza di lui, speriamo di continuare su questa strada, ecco. Carlo, un pronostico per la partita di domenica? Se noi entriamo in campo concentrati da subito, dal primo minuto, con la voglia di vincere, metto un 2 fisso in schedina. È chiaro che, però, ripeto, sarà una partita durissima, cioè durissima perché loro hanno un ottimo tecnico, che è anche un mio amico, e lo considero veramente uno dei meglio in queste categorie, e poi loro in casa, come ti ho detto prima, in casa loro gli avversari fanno una bella fatica a vincere, quindi ce la dobbiamo guadagnare in tutto e per tutto. Castello ha un bel pubblico in casa, la partita alle 6 della domenica potrebbe favorire anche tanta gente da Imola che vi seguirà, siccome la trasferta è vicinissima, quindi tanta gente sugli spalti del palazzetto domenica. Sì, io credo che una partita del genere ci sia il pienone a Castello, perché se non c'è il pienone in una partita del genere vuol dire che la pallacanestro anche in queste categorie qui è calata notevolmente, ma questo io penso che fra le tifoserie di Castel San Pietro e le tifoserie imolesi penso che non sia calato, ma anzi stia aumentando abbastanza concretamente, insomma. Carlo, chiudiamo con un saluto agli amici di Sportimolelite.com che guarderanno numerosi questa intervista. Saluto questi ragazzi che mi sembra che vi stiate impegnando molto per realizzare un sito fatto bene finalmente anche soprattutto per il basket di Imola e vedrete che se continuerete così in questa maniera sarà seguito molto e mi fa piacere che ci seguiate e che continuate a portarci bene, sinceramente. Siamo con Andrea Porcellini, giocatore della Toyota Autosanterno Imola. Ciao Andrea. Presentiamo Ciao a tutti. il derby di domenica tra Castel San Pietro e Imola. Andrea, come vedi la partita di domenica? Ma
La vedo insomma abbastanza dura come tutte le altre partite del campionato, ma sicuramente loro fanno della difesa, dell'agonismo la loro arma più forte, insomma. E storicamente comunque questa Sampietta è sempre stato un campo difficile e nel girone di andata so che hanno magari tentennato qualche volta, ma insomma sono sicuro che nel girone di ritorno loro faranno parecchi risultati positivi, insomma, soprattutto poi a casa loro. Andrea, per te un ritorno a Imola, dove avevi già giocato sempre con la Virtus in B1, dopo tanti anni tra B1 e B2, quest'anno sei sceso in C1 e hai avuto in questa prima parte abbondante di stagione un rendimento molto alto, oltre ad essere il miglior cannoniere del girone, sei il miglior cannoniere di tutti i gironi di C dilettanti d'Italia. Sicuramente, insomma, adesso siamo... cioè, a livello personale non posso dire di non essere soddisfatto, è chiaro, però devo dire che merito soprattutto i miei compagni, perché i compagni della squadra, l'allenatore, perché la realtà delle cose è proprio così, perché da soli insomma non puoi ottenere certi risultati e se il mio contributo può servire a far vincere la squadra è importante, diversamente non andrebbe bene, quindi sono fondamentali i miei punti, come i recuperi magari di alcuni giocatori che a livello statistico non figurano insomma con dei bottini altissimi, ma in realtà sono quelli che poi ci fanno vincere le partite, come Castiglione Murri, dove non so, mi ricordo, non so, Guglielmo, il nostro capitano, che ha fatto 6 recuperi fondamentali, e sono quelle cose che ti fanno fare poi il salto di qualità per stare in alto. Andrea, un primato in classifica che cercherete di mantenere domenica a Castel San Pietro dopo 6 vittorie consecutive in campionato. Onestamente non stavo pensando, non sapevo quanto eravamo arrivati, pur guardando sempre, insomma, dando un'occhiata alle partite, ai giocatori delle altre squadre. Apro una piccola parentesi, mi rifaccio a quello che ho detto a inizio campionato, nel senso che non conoscendo, siamo in un periodo dove insomma c'è una riforma di tante squadre, molte squadre si appoggiano ai settori giovanili, quindi fai fatica a identificare subito che qualità hanno quel tipo di squadra lì. Quindi inizio campionato sicuramente io sapevo, speravo di aver, insomma, conoscendo la caratura di qualche giocatore all'interno di questa squadra, potevo pensare che avevamo le carte deboli per fare un buon campionato, sicuramente. Però prima dovevamo confrontarci con altre realtà, perché effettivamente per me molte erano sconosciute, poi soprattutto sono tanti anni che la Serie C insomma non la faccio, e anche se devo dire qui nella Romagna ho seguito insomma alcune squadre, tipo come poteva essere Castelguelfo, Castiglione Mori e così, però dal di lì a conoscere tutte le squadre era difficile. Finito il girone di andata posso dire che insomma la nostra squadra si merita i primi 4 posti. Quindi noi faremo di tutto per stare lassù in alto, però insomma dovremo continuare a stare concentrati e adesso come adesso prendiamo, insomma, cerchiamo di avvalerci insomma delle qualità, della forza che fino adesso ci hanno permesso di stare così in alto. Andrea, domenica ti troverai d'avversario Simone Pieri, giocatore di Castel San Pietro che giocava con te l'anno scorso a Faenza. Sì, Simone è molto bravo, giocatore per loro importante come lo era per noi lo scorso anno. Diciamo che in una squadra come Castel San Pietro forse le qualità di Simo non vengono risaltate come potevano essere nello scorso anno una squadra più tecnica come la nostra di B2. Perché insomma lì ci sono una squadra che è tutta diciamo sulla falsa riga dell'agonismo di Simone, insomma sono tutti bravi difensori, sono bravi a recuperare palla, non mollano mai, però posso assicurarvi che insomma Simo è comunque leader in queste cose qui e sicuramente sarà insomma un giocatore importante da tenere in considerazione anche a livello offensivo, voglio dire, non è insomma... Io lo scorso anno gli ho visto fare molte buone partite anche a livello offensivo. Andrea, un pronostico per la partita di domenica? Pronostico per la partita di domenica che la partita non finirà alla fine del terzo quarto, sicuramente. Chiudiamo con un saluto agli amici di sportimolelite.com che ci guarderanno numerosi. Ok, saluto tutti, e, insomma io e la squadra vi aspettiamo numerosi alla partita di Castel San Pietro.